Bene, la nostra prova l'abbiamo completata. Adesso ci mancherebbe quella di Gloria. Il punto è, come ci arrivo? Ah, beh, basta passare da qua. Se vuoi dare un po' di tregua a uno dei nostri amici hippie, oh, finalmente, usa questo totem per cambiare personaggio. Altrimenti vai avanti. Va benissimo, tieni. Vai, Gloria, che ci sono un po' di monete in acqua da prendere. E anche i coccodrilli però ci sono, eh. Ok, ok. Come faccio a liberarmi dei coccodrilli prima di farmi un... Ok, ok. Come faccio a liberarmi dei coccodrilli prima di farmi una nuotata? Non lo so, ma penso che c'entri lui. Però, prima di tutto ciò... Attenzione! Prendiamo un po' di peperoncini. Ah, Mojo Jojo. Ciao! Sei enorme. Enorme davvero. E tu cosa ci facevi dietro una roccia, non però? Non male. Non male davvero. Dio mio, questo è un maniaco. Mi piacciono i cibi piccanti. Buon per te, Gloria. Buon per te. E ora è il momento di andare a rompere un po' di altre rocce. Altro peperoncino? Benissimo. Allora, dicevamo, altra roccia da distruggere. E c'è ancora... Sei enorme. Jojo, com'è che ti chiami? Non lo so. Sei alquanto molesto. Julian, penso che tu sia l'unico che possa aprirmi la strada. Salve a te. Benvenuta nel mio nuovo regno. Questo è il tuo nuovo regno? Esatto. Non è meraviglioso? Io stesso ho indetto una votazione e tutti mi hanno scelto come nuovo governatore di queste sorgenti. Proprio. Una votazione? Immagino che si dovrebbe citare il fatto che abbia votato solamente Sua Maestà. Sì, come vuoi. Il punto è che adesso io sono mio il povero Maurice. E non posso tollerare quelle canaglie che nuotano in giro e mangiano la gente. Neanche io. Così abbassano il valore della proprietà. E poi non lasciano entrare nessuno in acqua. Cosa? Vero? Oh, no. Gloria deve fare il suo bagnetto, per cui le cose stanno per cambiare. Diamogli lo sfratto. Meniamoli. Premi il comando di azione quando vuoi che lanci della frutta a quei rettili abusivi. Benissimo. In realtà è casa loro. Poveracci, in realtà siamo noi che stiamo invadendo la loro zona. In ogni posto dobbiamo trovare coccodrilli, alligatori o turisti? A New York cosa ti aspettavi di trovare? Simpatiche canaglie. Allora, intanto prendiamo tutte quante le monete che vediamo. Voi altri coppi siete fortunati che sono vegetariana. Altri coccodrilli, me ne mancano un bel po'. Ecco fatto. Piano piano, ne mancano solo altri 4. Perfetto. Dopo questo altri 2, dove li trovo? Eccole lì, 1. Aspetta che arrivo, eh. E infine, l'ultimo. Ok, abbiamo eliminato tutti gli altri, ma dobbiamo ancora liberarci del loro campo. C'è praticamente andato addosso al muro e basta. Il capo che ci lancia contro il mango. Cos'è? Vabbè, guarda. Va bene così. Cioè, ti riesco a colpire anche da questa distanza, quindi non è tanto un problema. Oh, merda. Un altro colpo e sono morto. Anche lui. Aiuto! Muoio! Addio. Così. Il re è soddisfatto. Ora, dopo lo sfratto delle canaglie, posso godermi un delizioso... Perché sta continuando a saltare quel coccodrillo? Non male davvero. Beh, io sono il re dopo tutto. Stavo parlando alla signora. Grazie per il complimento, Moto. Moto, ecco, non Mojo Jojo. Che ne dici di venire con me nel mio posticino subacqueo segreto? Va bene. Perché no? Fai strada. Maniaco. Ora seguimi, baby, e stammi vicina. Molto vicina.
Perché tutto questo? Ma lo spettacolo è grandioso. Allora, aspetta un attimo che io devo, prima di venire con te, voglio recuperare un po' di monete in giro. Ad esempio, qui che cosa abbiamo? Il vulcano. Il vulcano, quindi, è la prossima zona. Però qua c'è la roccia insuperabile. Sì, così. Ecco fatto, tutto risolto ora. Dobbiamo seguire sto maniaco di Motomoto. Che non riesce. E allora, lontano. Seguiamolo, vediamo a cosa ci porta. Tu sì che sai come muoverti, pasticcino. E tu sì che sai parlare troppo, che cazzo. Adesso andiamo a caccia di perle. Com'è che si sparava? Col quadrato, ok. Prima di portarti nel mio posticino, volevo raccogliere qualche perla per fare una collana all'ippopotamo del mio cuore. Oh, come sei dolce. Ehi, ma com'è possibile che ti senta così bene sott'acqua? Beh, perché sei in gamba, ragazza. Perché siamo in un gioco. Allora, queste perle vorrei raccoglierle di persona, ma sono allergico alle conchiglie. Potresti darmi una mano, tesoro? Incredibilmente. Bravo, perfetto, bellissimo, muscoloso, certo, e grasso, okay, anche, perché lo dice anche lui. Però è allergico alle conchiglie. Io credo che sia tutta una scusa perché non vuole sporcarsi le mani. Comunque, dobbiamo usare il bollaraggio per cercarne 10. Allora, con calma, Cerchiamo di non perdere zone. Per fortuna che possiamo stare in acqua quanto vogliamo. E mi sa che scompaiono. Mi sa che scompaiono una volta che alcune prendiamo. Le conchiglie potrebbero essere nascoste da dei macigni. Usa la carica al peperoncino per aprire la strada. Pure il peperoncino in acqua. Ah, è il peperoncino quell'ombra. Stavo dicendo, che cacchio è quell'ombra? Queste delizie non mi bastano mai. I peperoncini pure in acqua, va bene, dai. Posso accettarlo in qualche modo. Che in Africa ci siano dei peperoncini che si sono messi a crescere sott'acqua, dai. Voglio dargli il beneficio del dubbio. Vai, Gloria, usa bollaraggio. Giuro che appena ricomincio un gioco Pokémon e un Pokémon acquatico può prendere bollaraggio come Squirtle, lo chiamo Gloria se diventa femmina, giuro. Allora, vai giù, Gloria. Il primo piano del tuo sedere non è poi così interessante per il pubblico. A meno che qualcuno del pubblico non abbia gusti strani, che gli piacciono i culi di ippopotamo. Però io volevo vedere dove si trova. Aspetta, grazie. Dove si trova l'ultima conchiglia. Eccola qui, trovata. 10 conchiglie aperte e 10 perle trovate. Parla con Moto. Dove sei, Moto? Eccoti qua. Ciao. Voglio farti una collana di perle. Ora, ma vai a prendermele tu. Se prendi quel peroncino e sfondi la barriera, sarai più vicina al mio sogno. Che cosa mi dici, voluttuosa volpina? Dico che un vero gentiluomo mangerebbe il peperoncino e la sfonderebbe da sola. Esatto, la barriera. Sono allergico al peperoncino. Sai che farei, cicciottella mia, se solo non fossi allergico al peperoncino. È apparso dal nulla. Mi stai prendendo in giro. Tu hai avuto dei problemi da piccolo. Tu hai avuto problemi da piccolo. Quanto ci fai che ora devo combattere anche i coccodrilli al posto suo? Porca miseria. Zuccherino, mi ero scordato dei coccodrilli. Ah, non preoccuparti. Ah, basta che li intrappolo. Li posso semplicemente intrappolare, va bene. Ok, aspetta. Vada via, un metro di distanza, per favore. Grazie, Julian. Ma poi si liberano? Non lo so. Non ho visto se scompaiono o cosa. Aspetta. Non dirmi. Ok, no, non scompare attraverso il muro. Voglio vedere cosa succede, giuro. Proviamo a distogliere lo sguardo.
Se distogli lo sguardo scompaiono. Se continui a guardarli rimangono lì. Vabbè, questa è una tecnica che usavano anche in giochi molto più vecchi di questo. Ci sta. Però dai. No, sta, se non ce l'hai nella visuale, se non ce l'hai nella visuale, rimane lì. Ma se lo metti anche solo nell'angolo della visuale, scompaiono. Vabbè, no, questo non ho nulla da dirgli. È un metodo che usavano anche in giochi della PS1, queste cose. Che se non è nel tuo campo visivo, scompare. Ci sta. È un buon modo per non far appesantire l'engine. Che già... mi sa che qua di pesante non c'è solo gloria, c'è anche tutto il resto del gioco. Allora, gira e vai e sfonda il muro. Madonna, il colpo della trivella. Bravissima. Ma è incredibile, uno, come riusciamo a spararle queste bolle, e due, come riescono... Sì, la telecamera. Come riescono a intrappolare nemici del genere. E poi siamo noi nel loro territorio. Perché dobbiamo cacciarli, mangiarli, ucciderli? Questo ho già provato a venire a mangiarmi, ma diciamo che ci ho pensato prima io. Allora, aspetta. Chissà se riesco a prendere tutte 100 le monete in questo livello. Queste zone strette. Santo cielo. Ecco fatto. Perdonami, ma sai com'è? La legge della savana mi impedisce di morire. Ok, ora guarda. C'è il peperoncino qui. Verde. C'è un altro macigno da frantumare, ma prima devi recuperare i peperoncini verdi dai coccodrilli. Oh, lasciami no. Immaginare. Lo faresti tu se non fossi allergico. Allergico ai peperoncini. No, tesoro, è che mi piace guardarti. Vabbè, noi i coccodrilli ci divorano, a lui non gli fanno un cazzo se passano. Bravi. Questa è democrazia. Allora aspetta prima di prendere tutti i peperoncini, che magari come prima si nasconde qualche moneta dietro le rocce. Fammi controllare. Vabbè che tanto lo sapete che io in questo gioco fanculo il collezionismo, l'ho già detto. Però sai com'è. Ah, la telecamera, aiuto. Mangiami. Aiuto. Mamma. Allora, quella è una moneta? Sì, è una moneta. È talmente uguale, più o meno il colore, che si confonde benissimo con l'ambiente circostante. E guarda, sono sicuro, me ne mancano 10 qua sotto. Sono sicuro che è in una zona precedente. Sono sicuro di averli persi, quelle 10 monete. No, eccolo lì, dai, che culo. No, Gloria. Sì, moto Toto, l'ho capito. Devo prendere le monete, perdonami un attimo. Dai, oh. Ho capito, moto Toto, hai rotto i coglioni. E il counter si è fermato a 98 però. Scusa un attimo. Come faccio a vedere le monete? Si è ferma, è bloccato. Dovrebbe essere a 100, eppure è bloccato. Aspetta. Ecco, crepaci. Moto Toto, eccomi. Sei bravissima. Ora disporrò i peperoncini in fila, così potrai seguirne il percorso fino al macigno. E io seguirò te ovunque. Non è che vuoi guardarmi il culo? Madonna mia. Moto Toto Toto. Aspetta che... Fuori dai piedi! Quanto mi piace! Colpo della trivella suprema! La chiamavano trivella, lei. Aspetta, altro peperoncino. Nessuno si metta contro di me! Madonna mia, stiamo andando verso l'oscurità. Wow, oh, siamo usciti dall'acqua. Ma guarda che posto! Ehi, non ti ho mai visto da queste parti. Chi sei? Ciao. Mi chiamo Gloria. Io sono Gloria. Senti, per caso avete visto Motomoto da queste parti? Era dietro di me? Davvero? Strano, di solito è dietro di me. Oh, di me! È il suo panorama preferito. Anche se non so cosa ci veda in questo stecchino. Un attimo. Chi sarebbe lo stecchino? Ok,
Cercherò di restare calma. Ci vediamo più tardi, ragazze. Ciao. 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 Quella blu non parla. Lei guarda solamente. Ok, mi servono probabilmente peperoncini per sfondare questo, vero? Oh, guarda, due monete nascoste. Grazie. Va bene, andiamo a vedere cosa vuole Mototototo. Anche se abbiamo... Allora, è un è un film per bambini. E nonostante tutto, qua ci sono amica amica sessuali mica poco velati, eh. Allora, ciao Mototototo. Gloria, guanciotte belle. Sapevo che ti saresti unita a me. Mamma mia. Unita a te per cosa? Esatto. Sei sparito nel nulla? Zozzo. Ma ora sono qui. Ed è la tua giornata fortunata. Stai per scoprire quanto ci so fare con questa roba, paffutella. Non so. Dovresti saperci fare davvero per impressionarmi. Guardami, baby. Fammi indovinare. È una gara di tuffi e io devo fare i tuffi migliori? Ah no, devo fare con lui, ok? Ale! Non credo. Sai cos'è? La sequenza qua dei lanci. Maurice che neanche arriva al cartello. La sequenza dei lanci non è neanche così facile. Infatti. Non sono poi così colpita. Farei meglio a riprovare. Va bene, scusami. Dio mio, se non ha funzionato neanche questo. Affanculo, Gloria. Ho dovuto cercare un forum del 2009 per scoprire come battere questo livello. Un cazzo di forum del 2009 per vedere come sconfiggerlo. Cosa dovevi fare? Continuare a ruotare la rotella così? Così? Finché non facevi tanti giri su te stesso. Affanculo, moto. Cosa vuoi tu? Benvenuta nel mio giardino. In quello che sarebbe un giardino. Viva la mia vita. Beh, non hai mai pensato di annaffiarlo? In effetti, mi potresti dare una mano? No. Cosa vuoi della mia vita? Come dovrò innaffiarlo? Aziona lo spruzzatore. Ok. Ah, devo farlo tre volte o ne devo trovare tre? Ti prego non dirmi che questo era un minigioco completo. Ah, ok. Annaffia il giardino. Ok. Annaffiamo il giardino con... Wow, dell'ananas. Bellissimo. Annaffiamo l'ananas, va bene, dai. Quello è un peperoncino che... guarda un po', ci farà passare, scommetto. Quanto ci fai? Benissimo. Ti dispiace se quel peperoncino me lo mangio io, porca miseria, e dovrei passare dall'altro lato? Vai pure, tanto. Sai che mi frega a me. Ma perché degli ananas sono giganti e degli altri sono mignon? Ecco qua, se bagno te... Se la ride, dai. No, in un gioco del genere non mi aspettavo neanche tanta interazione. Oh, fatto. Che meraviglioso giardino. Yeah. È tutto grazie a te. Bella sorella. Ora sì che si ragiona. Ok, e questo passaggio l'abbiamo aperto. Se vado dall'altra parte, cosa troviamo? Una moneta. Guarda, non ci avrei neanche creduto se non l'avessimo trovata. E anche dietro il bar c'è una moneta. Grazie. Va bene, andiamo a prendere la frutta, immagino. Benvenuta al succoso. Un gioco dove voi ragazze fortunate vi sfidate per il premio dei premi. La tua banana? Succoso? Ma che nome assurdo! Che tra l'altro lei ce l'ha triangolari i buchi, gli altri ce l'hanno tutti quadrato più o meno. Sei intelligente. Ok, mi hai fatto venire appetito. Che cosa devo fare? Non è difficile, mia adorata. Dovrai essere la prima a raccogliere una certa quantità di frutta con stile. Devi prendere la mia banana e portarla qui. Oh, Gesù santo. Ok.
mi piace un Ma levatevi, stronze. Ah, è anche... E anche a sfida, cioè nel senso, mi ricorda molto uno dei mini... Ah, posso anche rotolare. Mi ricorda molto dei minigiochi di Crash Bash. Se rotolo faccio anche uno danno, immagino, e due vado veloce. Via, via dalle palle, che tutto l'ananas è mio. Minchia, vi devasto. Giuro, se non vi levate tutti dalle palle, faccio il culo a tutti. Siamo già a 6 ananas. Aspetta, devo... Oh. Ridammi l'ananas, stronzo. Aspetta che ne prendo altri. È un po' difficile curvare. Ah, sì. Non ho capito. Non capisco se quando lo butto a terra quello degli altri si rompe. Bastarda? Bastardi? Mi hanno accerchiato. E adesso devo riprenderlo. Bastardi. Basto il culo a tutti. Ho vinto! Questo gioco di raccolta della frutta è persino divertente. Cioè, e tutti gli altri? No. Ah, pure un altro round. Raccogline 10. Va bene. Arriva Gloria! Levati! Dammi quell'ananas, bastardo! Levati! Devo prendere 10 ananas. No! Dai! È un po' di... minchia. Mi piace. Dammi i tuoi ananas. Ma porca, mi sono incastrato. Help. Moto Toto, ti giuro che se non lasci quell'ananas io ti faccio il culo. No, non t'azzardare, vai via. Ne ho già 5. Non mi faccio fregare anche gli ultimi ananas in giro. Nessuno riesce a starmi dietro. Ok, me ne servono 3. Me ne servono solo 2. Levati, bastarda, che mi è... Ti devi levare. No, e dai, l'ho lisciato. Minchia. Eccolo qua, l'ultimo. E le altre 2. Un'altra vittoria per me. Evviva! Ti prego, non un altro giro. Forza della natura. Dimmi che era l'ultimo. Altro giro? Ecco. 12 addirittura stavolta. Stavolta esageriamo proprio, eh. Guarda, dai. Fatemi vincere così la chiudiamo prima. Forza. Oddio, l'ho lisciata. Bastarda? Ok, però se c'ho il potere del peperoncino sono sostanzialmente invincibile. No, e dai, vabbè, dai, prendo prima questo. È difficilissimo curvare. È difficilissimo perché devi prendere l'hitbox giusta. Levati, moto. Devi prendere l'hitbox giusta del bastardo. Bastardo, Violetta? Guarda quanti ne sta prendendo mentre nessuno la guarda. Vabbè, io li fotto a moto Toto. Che di sicuro male non gli fa. Bastarda, lascia giù quegli ananas. Ok, ancora uno. Ancora 2, perché me l'ha tolto. Dai, 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 l'ultimo. Ecco fatto. Finalmente. Questo gioco di raccolta della frutta è persino divertente. Non so che contesto tu abbia di divertente. Certo che ci sai fare nella raccolta della frutta, baby. Grazie.
Allora quando è che potrò avere il premio supremo tutto per me? Vieni nella mia grotta che te lo do. Molto presto. Moto deve prima occuparsi di un paio di cosette. Tu aspettami qui, tornerò subito. Ti dico io cosa farò. Andrò a dare un'occhiata in giro e tu raggiungimi pure quando ti sarai occupato dei tuoi affari. Fanculo, Moto. Me ne vado. Oh no, che cazzo vuoi ancora dalla mia vita? Quello mi sembra tanto bullying. Sentiamo. Ehi, ti piace il bowling? Beh, a dire il vero non ho mai... Fantastico! Prova a battere il mio record. Se ce la farai, ti darò una moneta. Sempre a parlare di monete. Ma dov'è la palla? Sei tu la palla? Oppure potresti essere tu se fossi io a guardare. Rotola contro i birilli usando il tuo ruzzolone. Ok. Ah, ma è proprio così semplice, proprio... Strike! Ce l'hai fatta! Hai battuto il mio punteggio! Wow! Ti meriti il premio! Questo era il gioco? Questo era il minigioco? Sul serio? Ehi, Gloria Baldoria, hai dato davvero spettacolo. Sai cosa voglio dire? Okay. Sono felice che ti sia piaciuto. Senti, e quella collana che mi avevi promesso? Guarda, voglio essere sincero. Quella era per me. La prossima però te la regalo, promesso. Ok. In quel moto c'è qualcosa che non mi piace. Non capisco cosa ci trovi Gloria, oltre alla sua parlantina e i suoi modi raffinati. Ehi, Melman, per caso soffri d'amore per lei? Oh. Beh, ora che me lo fai notare, un po' di nausea la sento. Allora dovresti rivelare i tuoi sentimenti a Miss Gloria. Certo. Chissà che animale esce fuori fra una giraffa e un ippopotamo. Gloria da quel moto. Ho un'idea. È una macchina fotografica. Lo seguirai e lo immortalerai nelle sue malefatte. Io? Ok. Stai scherzando per caso? Come hai fatto a capire che sarebbe un sogno che si realizza per me? Grazie. Sta attento a non farti vedere. E se ti scopre, questa conversazione non è mai avvenuta. Dov'è Moto? Eccolo qua. Allora, dobbiamo fotografarlo con tutte le signorine, insomma. Facciamo lo zoomete. Moto, Devo andarmene, ma non mi scorderò di brutto te. Zozzone. Moto deve fare un po' di moto. Guardalo che corre. Corri, Julian. No, salve, bellezze. Che bello vedere quanto è tondo il mondo. Ecco, continuiamo fatto. Il discorso più tardi. Il bello è che proprio il momento in cui scatto la foto, poi lui se ne va. Cioè, nel senso, appena scatto la foto, lui va via. Da quale signorina andrai? Ne manca una lì e una là dietro. Oh, sì. Scuoti tutta quella meraviglia. Sai come farmi impazzire. Dio continuiamo mio. Continuiamo il discorso più tardi. Dio mio, ma questo è un marpione di quelli, ma proprio brutti, eh. No, bravo che corri, dai. Questa, forza moto. Mi vuoi proprio far penare, eh? Questa qui proprio non te la inculi, ma proprio di no, eh? Un ippopotamo così bello merita qualsiasi cosa. Ciao, ma parli ciao, di te? Mia dolce ciliegina. Parlavi di te, moto? Sai che se adesso falliamo l'ultima proprio della serie che ci sgama a caso... E devo rifarle tutte e mi sparo piuttosto. Dai, Moto, ti manca questa signorina, forza. Moto? Questa! Non sei stanca dopo aver corso tutta la notte nei miei sogni? Cosa ci fa una baffutella ecco come te in un posto come questo? Avevo schiacciato cerchio per sbaglio ed è scomparso. Era un fantasma, lo è sempre stato. Gloria, svegliati, devi assolutamente guardare queste foto di moto. Melman, non ti avevo detto di non svegliarmi mai. Guarda, moto ha fatto il cascamorto con tutte le altre. Quello zozzo. Vuoi dire che l'hai seguito e hai fatto queste foto? Melman, ma che problema hai? Beh, ho un brutto caso di gotta, 23 tipi diversi di febbre, bubò. Intendevo dire, perché ti comporti come un fidanzato geloso? No, non è vero. Ero solo preoccupato per te, Gloria. Oh. Perché, vedi, io... Beh, non preoccuparti, per favore. Sono grande ormai, so badare a me stessa. Vedo. Che bella amica di merda. Anche l'appuntamento di Gloria è concluso. Mi chiedo cosa toccherà fare a Melman. Visto che con Alex siamo andati nel recinto dei leoni, con Gloria siamo venuti qua,
Chissà chi toccherà il prossimo.